Cordiale saluto dalla Pala Nord di Bergamo, cari amici. Questo è il primo turno della Pool A della seconda fase. La Vinex sfida le migliori compagini della categoria. Oggi è il turno della formazione della Caloni Bergamo di Ciccio Graziosi, grande marchigiano che ha vinto il campionato con il Volley Potentino, e di Pierotti, il fanese che alla corte di Graziosi sta mostrando grandi qualità, ma anche Jovanovic, Hogendorn, tantissimi campioni che sfidano la Videx in questo match da giocare ad armi pari. Subito il primo servizio di Riccardo Vecchi, da quest'altra parte Hogendorn si presenta così con il money out su Jordan Richards. Videx che si presenta in campo con la formazione titolare, quindi Richards, Morelli sono i due terminali offensivi insieme a Riccardo Vecchi che attaccano dalle bande. Al centro Gio Salgado e Federico Fiori. 21-18 Grotta nel primo parziale. Grotta avanti con autorità in questa fase, grande difesa da parte di Jacopo Brandi, tiene un po' rigiocare palla Bergamo. Jovanovic ancora a cercare l'attacco di Hogendorn che va a segno, ritorna sotto Bergamo, passa avanti su 24-23, il servizio su Calistri è un ace e diventa dunque 25-23 il primo parziale. Si chiude così 1-0 Bergamo in rimonta dopo un'ottima Videx che aveva mostrato i denti e aveva fatto capire di essere in grado di poter fare la partita. Tutto da rifare per gli uomini di Ortensi. Ancora adesso la formazione con Fiori, Murato, 1-0 per Bergamo in apertura di parziale. 8-6 nelle fasi iniziali ancora dal servizio. Hogendorn viene ricevuto da Riccardo Vecchi, dalla pipe in attacco di Jordan Richards, settimo punto Grotta che rimane lì ad un'incollatura. Parità quota 10, si procede dunque punto a punto in questa fase del secondo set. Attacco di Morelli difeso, poi il contrattacco di Bergamo viene contenuto, ancora Morelli pallonetto spinto, ancora la difesa da quest'altra parte, l'attacco di Bergamo ricevuto, difeso bene e poi contrattaccato dalla Videx che ancora nello scambio più lungo con Jordan Richards va ad attaccare ancora dal posto 4, poi Hogendorn difeso in modo impazzesco da Nicola Cecato, poi la chiusura, l'attacco picchia fortissimo Pierotti. Dopo aver chiuso il primo set Pierotti aiuta i suoi a tornare di nuovo avanti, 24-23 anche nel secondo. Morelli da seconda linea, Murato, 25-23, Valsecchi a muro, chiude lui stavolta il parziale dopo Pierotti con l'ace nel primo, e 2-0 Bergamo nonostante una grottazzolina volitiva, una grottazzolina che tiene bene il campo. Adesso chiaramente gli uomini di Graziosi si ritrovano con il doppio vantaggio e riescono a condurre a mente più lucida anche il terzo parziale, 9-4 con alcuni break per la squadra di casa. La Videx deve trovare la via della rimonta subito, magari proprio a partire da questo attacco del Moro, poi Hogendorn, gran muro per Josvani Salgado che fa sentire la sua presenza a centro rete. Però 18-15 Bergamo che ancora ha dalla sua tre break di vantaggio. Dolfo, l'attacco di posto 4 per lui è vincente, 24-19. Bergamo non si disunisce, controlla questo terzo set, sfrutta i passaggi a vuoto della Videx e chiude così con Cargioli dal centro, 25-19, 3-0 dunque, un 3-0 forse un po' bugiardo perché la Videx ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela. Adesso la testa va subito al match di sabato sera contro Tuscania per dimostrare di essere all'altezza di questa Pool A e per far divertire ancora i propri tifosi e farli sognare, perché no. Forza Videx!